Come dicevo prima, consideriamo un gas perfetto con valori specifici costanti. L'entalpia in questa situazione può pertanto essere espressa come il calore specifico a pressione costante moltiplicato dalla temperatura. Allora, se io voglio scrivere l'entalpia totale, io posso scriverla in questa forma. L'entalpia totale, abbiamo detto per definizione, è l'entalpia più energia cinetica. Ora, nel caso poiché l'entalpia io la posso scrivere quindi con Cp per T, valore specifico a pressione costante per T, io questa entalpia la posso scrivere con Cp per T più V quadro mezzi, la mia entalpia totale. Se però sto in condizioni di ristagno, ovviamente il termine di quadro mezzi non c'è, e pertanto io posso scrivere la conservazione dell'entalpia totale che ho nel flusso in condotta di abbatico in questa maniera. Posso scrivere il valore specifico a pressione costante per la temperatura di ristagno, cioè la temperatura che il mio fluido assume quando viene pressato adiabaticamente, è uguale a Cp per T, la temperatura iniziale, più V quadro mezzi. Questa espressione mi consente pertanto di ricavare la temperatura di ristagno. Temperatura di ristagno che si scrive come la temperatura alla quale parto più questo termine V quadro fratto due volte il calore specifico a pressione costante. Questo termine va sotto il nome di temperatura dinamica. Quindi la temperatura di ristagno, che assume il mio fluido quando viene arrestato, che è la temperatura che assume il mio fluido quando viene arrestato adiabaticamente, è pari alla temperatura alla quale parto più la temperatura dinamica. La temperatura dinamica di fatto rappresenta che cosa? La temperatura dinamica rappresenta l'incremento di temperatura prodotto dal fatto che prima c'è un'energia cinetica che poi, diciamo così, viene trasformata in qualche modo in calore e quindi produce un incremento di temperatura. Bene, quindi questa so quindi esprimere questa temperatura di ristagno, che lo ripetiamo con tutte le grandezze di ristagno, è la temperatura che il mio fluido assume quando viene pressato adiabaticamente. Facciamo un esempio per capire quanto è importante questa grandezza, quanto conta questa grandezza. Immaginiamo di avere una corrente d'aria che cammina a 100 metri al secondo e che viene in qualche modo arrestata adiabaticamente, perché per esempio guarda caso ci sta una sonda di temperatura. Allora, poiché c'è una sonda di temperatura, vicino alla sonda di temperatura il mio flusso in qualche modo si ferma, il mio flusso viene arrestato, perché che succede? La corrente arriva e investe la mia sonda di temperatura. C'è quindi un punto di ristagno su questa sonda di temperatura, proprio perché l'esistenza stessa di questo oggetto sonda di temperatura produce la formazione di un punto di ristagno. Ammettiamo che l'arresto sia sostanzialmente adiabatico, quindi uno spazio piccolo, velocità alta, tempi piccoli, gli scambi calore con l'esterno sostanzialmente li posso trascurare. Vediamo che cosa accade. Accade che, poiché io qua c'ho aria, io so che l'aria ha un valore specifico a pressione costante di circa un kJ per chilogrammo grado Kelvin. Allora, che cosa accade? Allora io mi aspetto che, poiché alla mia sonda di temperatura io vado a trovare la temperatura di ristagno, non la temperatura che ho la mia corrente d'aria, io mi aspetto che la temperatura che misura la sonda di temperatura non sia proprio la temperatura corrente d'aria, ma sia un poco più alta. Voglio capire quanto è questo errore che commetto, quanto è l'incremento di temperatura che ho. Per farlo devo calcolarmi la temperatura dinamica, perché noi abbiamo detto che la temperatura di stagno T con T è uguale alla mia temperatura più V al quadrato fratto 2Cp. Siamo?
Allora, devo calcolare la temperatura dinamica V al quadrato fratto 2C. V al quadrato è 100 metri al secondo, quindi 100 al quadrato, diviso due volte, che moltiplica il calore specifico a pressione costante, che l'ha espresso già in unità di misura del sistema internazionale, io ho detto un chilo joule, 1500 joule per chilogrammo, dato che è un... viene fuori 10.000 diviso 1010, che fa qualcosa come 4.95 gradi Kelvin, qualcosa del genere, no? Fuori dal calcolo preciso. Quindi, circa 5 gradi Kelvin. Allora, che cosa succede? Succede che io di fatto misuro la mia sonda di temperatura, misuro una temperatura che è circa 5 gradi Kelvin maggiore di quella che è la temperatura reale della mia corrente. Quindi, se la mia corrente era a 300 gradi Kelvin, bene, in realtà la mia sonda misura 305 gradi Kelvin. Questa è un'informazione importante da avere. Un'informazione importante da avere, perché ovviamente io posso in qualche modo correggere la mia misura di temperatura se ho una misura di velocità contestuale. Questo è chiaro, no? Se non ho una misura di velocità contestuale, ovviamente io posso solo valutare quanto deve essere l'ordine di grandezza del mio turno. Capite che, per esempio, per una corrente d'aria, nel caso particolare, se la mia aria sta a circa 100 metri al secondo, vedete conto che 100 metri al secondo rappresentano, qua sto a, qua potremmo calcolarci la cellula del suono in maniera precisa e quindi andare a valutare in maniera precisa quello che è il numero di Mach. Comunque il numero di Mach qua è dell'ordine 0,3, un po' intorno a 0,3. Beh, osservate, non a caso, per quello che dicevamo prima, osservate che cosa accade. Osservate che in questa situazione accade che la mia sonda di temperatura sbaglia, ecco, in eccesso di circa 5 gradi Kelvin. Vi faccio notare che questo effetto è un effetto quadratico con la velocità, quindi è un effetto che a velocità più basse è assai più ridotto, mentre a velocità più alte è assai più significativo. Esempio, immaginate di avere una velocità iniziale che non sia di 100 metri al secondo, ma che sia di 10 metri al secondo. 10 metri al secondo vuol dire che stiamo parlando di un numero di Mach che è di 0,03, non di 0,3. Bene, che cosa succede? Succede che ovviamente io qua mi trovo 10 al quadrato, cioè 100, il mio errore, invece che essere dell'ordine di io qua ho sbagliato 2010, non 2010, poi il risultato finale l'avevo scritto corretto, però bene, io qua ho un errore all'ordine di 100 su 2000, cioè un errore all'ordine di 100 su 2000, cioè ho un errore all'ordine di 0,05 gradi Kelvin. Quindi osservate che chiaramente è un errore assolutamente trascurabile, mentre quello di prima era molto più significativo. Bene, adesso immaginatevi una corrente supersonica, no? Immaginate di avere una velocità di circa 600 metri al secondo. Al solito non è corretto di tenere la celerità del suono costante, però è intorno di grandezza di 300 metri al secondo. Qui siamo circa a Mach 2. Beh, immaginate di avere una velocità di 600 metri al secondo, nel momento in cui avete 600 metri al secondo, il vostro numeratore aumenta, l'incremento di temperatura schizza a valori altissimi, per cui vi rendete conto come in questo caso la temperatura misurata dalla sonda di temperatura sarebbe estremamente più alta, molto più alta di quella reale della mia corrente, proprio per effetto di questo valore così elevato di quella che è la temperatura termodinamica. Anzi, io ho l'ordine di grandezza della velocità, almeno posso correggere la mia misura. Chiaro? Bene. Abbiamo calcolato quindi la temperatura di ristagno. Andiamo a calcolare
quella che è la nostra pressione di ristagno. Lo facciamo con riferimento alla trasformazione isoentropica. Perché lo facciamo con riferimento alla trasformazione isoentropica? Perché abbiamo visto prima che poi di fatto la pressione reale che raggiungiamo in un processo di rallentamento dipende dal processo di rallentamento, cioè dipende dall'incremento di entropia. Allora, per avere un valore di riferimento, mettiamoci nel caso di un processo isoentropico, cioè su quel nostro diagramma entropia e entalpia ci muoviamo secondo un segmento verticale. Consideriamo allora sempre il nostro condotto, no? Sempre il nostro condotto con sezione ingresso 1 e sezione di uscita 2. Abbiamo un gas ideale che fluisce da 1 a 2. La trasformazione isoentropica di un gas ideale che fluisce da 1 a 2 è rappresentabile da un'equazione come quella che ho un'espressione come quella che ho scritto lì, dove il rapporto tra la pressione in uscita e la pressione in ingresso è pari a T2 su T1 elevato a K diviso K meno 1, essendo K il rapporto fra i valori specifici a pressione e volume costante. Come si fa a determinare questa relazione? Per determinare questa relazione dobbiamo applicare sempre il nostro teorema di Bernoulli quello della conservazione energia, tra la sezione 1 e la sezione 2, esprimendo però con l'equazione di stato caratteristica della nostra trasformazione isoentropica. A questo punto, se questa è la relazione in generale fra P2 e P1, allora assumiamo che in 2 ci sia l'arresto completo del nostro fluido. Se in 2 c'è l'arresto completo del nostro fluido, siamo quindi in grado di esprimere la nostra pressione di ristagno. La pressione di ristagno Pt è quindi pari alla pressione che abbiamo moltiplicato il rapporto tra la temperatura di ristagno che abbiamo calcolato prima e la temperatura attuale elevata a un esponente che è K diviso K meno 1, essendo K, lo ripeto, il rapporto tra i valori specifici a pressione e a volume costante. A questo punto, una volta determinata la pressione di ristagno, possiamo determinarci anche la densità di ristagno. Densità di ristagno che si ottiene, ricordando che una trasformazione isoentropica vale questa relazione, vale questa equazione di stato. L'equazione di stato di una trasformazione isoentropica è P diviso dalla K uguale a costante. Bene, se le cose stanno così, allora che cosa scrivo? Scrivo che Pt su P è uguale a ρt su ρ elevato a K. Perché cosa ho scritto? Ho scritto che la pressione di ristagno diviso la densità di ristagno elevata a K è uguale alla pressione che ho diviso la densità elevata a K, perché sono uguali. E allora questa cosa la posso riscrivere in questa maniera. A questo punto, elevando a 1 su K, esprimo il rapporto fra la densità di ristagno e la densità in funzione del rapporto tra la pressione di ristagno e la pressione. E ottengo quindi che la densità di ristagno è uguale alla densità moltiplicato il rapporto tra la temperatura di ristagno e la temperatura attuale elevata a 1 diviso K meno 1, dove la temperatura di ristagno me la sono calcolata prima in funzione come la somma della temperatura e della temperatura dinamica. Ci siamo? Allora, di fatto queste tre espressioni, le tre espressioni che abbiamo scritto qui, quella per la temperatura di ristagno, quella per la pressione di ristagno e quella per la densità di ristagno, ci consentono quindi di calcolare tutte le grandezze di ristagno importanti dei nostri processi. Vi faccio solamente notare che mentre nel caso della temperatura di ristagno, l'abbiamo fatto nel caso generale, è chiaro che la pressione di ristagno e la densità di ristagno dipendono dalla non isoentropicità del processo, dall'irreversibilità del processo, perché i valori che calcoliamo attraverso queste espressioni sono i valori isoentropici, sono i valori che abbiamo in assenza di dissipazione. I valori reali potranno essere calcolati da questi, il valore della pressione di ristagno reale sarà ovviamente minore del valore della pressione di ristagno isoentropica. Ora,
andiamo a considerare in generale le equazioni di conservazione dell'energia, per i tenuti generalizzato, per un flusso in modo permanente da una sezione 1 a una sezione 2, ok? Il mio flusso entra nel mio condotto attraverso 1, esce dal mio condotto attraverso 2. In generale scriviamo il calore fornito alla mia corrente in 1 più il lavoro meccanico fornito in 1 più l'energia potenziale più l'energia cinetica più l'energia interna, quindi più l'entalpia totale nella sezione 1, è uguale alle stesse quantità nella sezione 2. Ragazzi, come differenza rispetto a quello che abbiamo scritto quando abbiamo scritto i benvenuti, io invece di scrivere l'energia di pressione, l'energia cinetica e l'energia interna, ho scritto direttamente l'entalpia totale, okay? Che congloba queste tre grandezze. Ora, ovviamente la quantità Q1 meno Q2, la differenza tra Q1 e Q2, rappresenta il calore ceduto per unità di massa al mio fluido, laddove la differenza L1 meno L2 rappresenta il lavoro meccanico fornito al mio fluido. Questo mi consente in generale di studiare processi che avvengono tra due sezioni 1 e 2 in condizioni generali, per esempio perché ci sono macchine che scambiano potenza con la mia corrente, quindi che scambiano lavoro con la mia corrente. Bene, nel caso di un gas perfetto a calori specifici costanti, abbiamo detto che l'entalpia si scrive come Cp per la temperatura. Pertanto, la variazione di entalpia può essere scritta come Cp per delta T. Allora, alla fine, io posso esprimere la grandezza, la scrittura che abbiamo scritto prima, come? In questa maniera. Il calore ceduto per unità di massa più il lavoro meccanico fornito devono eguagliare Cp per la differenza fra le temperature di ristagno fra la sezione 1 e la sezione 2 più il delta di energia potenziale. Delta di energia potenziale che in molte situazioni abbiamo detto può essere trascurato. Se può essere trascurato il delta di energia potenziale, allora che cosa succede? Succede che il calore ceduto più il lavoro meccanico fornito possono essere scritti, la loro somma è pari al valore specifico a pressione costante moltiplicata la differenza fra le temperature di ristagno in ingresso e in uscita. Okay? Teniamo presente questo risultato perché ci torna molto utile. Ci torna molto utile per fare una prima applicazione, per tenere presente una prima applicazione che proviamo a sviluppare insieme per cercare di fissare alcuni dei concetti che abbiamo visto prima. Allora, noi abbiamo un aeroplano che si muove a una velocità di 250 metri al secondo, sta a un'altitudine di 5.000 metri, questo non c'è nella slide, ce l'aggiungo io, la quale io mi trovo una pressione di circa 54 kPa, ok? Ovviamente sto a una certa quota, quindi ho una pressione minore di quella che riscontro al suolo, e sono a una temperatura di circa 255 gradi Kelvin, no? Quindi sto a una ventina di gradi centigradi sotto zero, no? Sto in quota, quindi è giusto che io abbia questi valori. Bene, l'aria viene convogliata dentro il motore attraverso questo diffusore prima di entrare in quello che è il compressore. Ora, subisce quindi una decelerazione lungo il nostro diffusore. Il fatto che subisca una decelerazione, ripeto, non ce lo siamo ancora spiegati completamente, però poiché siamo a numeri di Mach minore di 1, probabilmente siamo a numeri di Mach minore di 1, perché date questa velocità, di norma siamo
sotto quella che è la velocità di assunto, allora noi qua siamo abbastanza convinti che la nostra subisca una decelerazione. Bene, supponiamo che il nostro moto possa essere considerato isentropico, quindi trascuriamo le dissipazioni in questo processo e trascuriamo lo scambio di calore con l'esterno. Quindi andiamo a calcolare innanzitutto la pressione di ristagno che abbiamo all'ingresso del compressore. Facciamoci un po' di spazio. Purtroppo il tiro è troppo grande, ci sarebbe stato più comodo avere un tiro più piccolo. Cerchiamo di fare i calcoli per aprendoci. Che cosa andiamo a scrivere? Beh, noi sappiamo, allora noi abbiamo detto che questa è aria. Se abbiamo detto che questa è aria, noi conosciamo il calore specifico a pressione costante. Il calore specifico a pressione costante sappiamo che è 1.005 kJ per chilogrammo per grado Kelvin. Ok? Già? Bene, questo è il nostro dato specifico a pressione costante. Inoltre l'altro dato che ci serve è il rapporto fra i calori specifici a pressione costante e a volume costante, che è 1.4 nel nostro discorso. Bene, a questo punto possiamo andarci a calcolare innanzitutto la nostra temperatura di ristagno nella sezione 1. La temperatura di ristagno della sezione 1 T con 1 è ovviamente pari alla temperatura che abbiamo nella sezione 1 più D con 1 al quadrato diviso 2 per Cp. Allora, la temperatura T con 1 abbiamo detto che è 255,7 gradi Kelvin, la velocità è 250 metri al secondo diviso 2 per 1.005. Allora, facendo i calcoli, viene fuori 286,8 gradi Kelvin. Ci siamo? Osservate come, visto che la temperatura dinamica va col quadrato della velocità, no? Vi ricordate il risultato che abbiamo ottenuto prima? Prima abbiamo ottenuto la temperatura dinamica che era di circa 5 gradi Kelvin. Bene, passando la velocità da 100 a 250 metri al secondo, come in questo caso, ebbene, siamo arrivati a una temperatura dinamica che è una trentina di gradi Kelvin, quindi molto più significativa, no? Questa è la nostra temperatura di ristagno nella sezione 1. Se questa è la temperatura di ristagno nella sezione 1, possiamo calcolare la pressione di ristagno nella sezione 1. La pressione di ristagno nella sezione 1, pressione Pt con 1, è ovviamente pari alla pressione della sezione 1 che moltiplica la temperatura di ristagno Tt con 1 diviso T con 1 elevato a K diviso K meno 1. Allora, la pressione della sezione 1 è pari a 54,05 kPa, quindi è 54,05 per 10 alla terza Pascal, ok? Perché dobbiamo usare sempre l'unità di misurazione internazionale, che moltiplica il rapporto fra le temperature, quindi 286,8 diviso 255,7 elevato a 1,4 diviso 0,4. Ci siamo? Bene, andiamo a sviluppare i calcoli. Andando a sviluppare i calcoli, viene fuori che la nostra pressione di stagno è pari a 80, mi sono portati i risultati apposta, così facciamo 80,77 per 10 alla terza Pascal. Ci siamo?
Quindi osservate come la nostra pressione di ristagno sia significativamente più alta della pressione attuale che abbiamo. Cioè se il nostro fluido venisse arrestato in maniera isentropica, nel momento in cui il mio fluido si arresta in maniera isentropica, la sua temperatura aumenta di circa 30 gradi Kelvin, la sua pressione aumenta di quasi 30 kPa, ok? Cioè circa 0,3 atmosfere, circa 0,3 bar. Questo per avere un ordine di grandezza di quelli che sono i nostri risultati. Bene, abbiamo capito quindi che cosa accade. Che cosa accade nel momento nel quale io passo in questa maniera. Bene, a questo punto vogliamo calcolare il lavoro che deve eseguire il compressore. Per calcolare il lavoro del compressore dobbiamo conoscere la temperatura di stagno nella sezione 2. Allora, teniamoci da parte questi risultati, quindi ricordiamoci quanto valeva la temperatura di stagno, la pressione di stagno della sezione 1, e andiamo a calcolare la temperatura di stagno della sezione 2. Bene, la temperatura di stagno della sezione 2 può essere anch'essa calcolata da quella che è la temperatura di stagno della sezione 1. Perché sostanzialmente, che cosa possiamo andare a scrivere? Allora, la temperatura di stagno della sezione 2 è uguale alla temperatura di stagno della sezione 1 che moltiplica la pressione di stagno nella sezione 2 diviso la pressione di stagno nella sezione 1 elevato a K meno 1 diviso K, dove abbiamo investito l'espressione che avevamo scritto prima, che legava pressione e temperatura di stagno. Ora la temperatura di stagno della sezione 1 la conosciamo. Il rapporto tra le pressioni di stagno rappresenta quello che è il rapporto di compressione che noi vogliamo venga realizzato da quello che è il compressore. Ok? Assumiamo per esempio, e deve essere ovviamente un dato del problema, assumiamo per esempio che questo rapporto di compressione sia pari a 8. Ok? Quindi decidiamo, dato del problema, questo rapporto di compressione è pari a 8. Questo ci consente di calcolare la temperatura di ristagno della sezione 2. Perché la temperatura di stagno della sezione 1 abbiamo detto che era 286,8 Kelvin, quindi ho 286,8 che moltiplica 8 elevato a 0,4 diviso 1,4. Il risultato che viene fuori è pari a 519,5 gradi Kelvin. Vediamo. Perché, ragazzi, dal punto di vista fisico, perché ho questo incremento di temperatura? Perché questo incremento di temperatura è associato a un incremento della pressione. Ok? Già. Facciamo attenzione sempre a interpretare questi risultati, perché ovviamente nel momento nel quale stiamo trattando di queste nostre trasformazioni termodinamiche, appare essenziale anche interpretare fisicamente i risultati, perché poi qua è facile invertire qualcosina. Bene, a questo punto possiamo andarci a calcolare quello che è il lavoro che deve eseguire il compressore. Per calcolare il lavoro che deve eseguire il compressore possiamo semplicemente andare ad applicare la relazione che abbiamo scritto un attimo fa.
Allora, applichiamo sostanzialmente la relazione che abbiamo scritto prima. Ora, la relazione che abbiamo scritto prima si scrive così: LA, lavoro ceduto al nostro sistema, più il calore ceduto al nostro sistema, che abbiamo detto che era trascurabile, che abbiamo detto che è trascurabile perché assumiamo adiabatica il nostro processo, è uguale al calore specifico a pressione costante che moltiplica la differenza tra le temperature di stagno, che moltiplica la differenza tra quelle che sono le temperature di stagno. Questo ovviamente a rigore dovrebbe esserci anche la differenza di energia potenziale che è trascurata. Ci siamo? Allora, poiché il mio processo è adiabatico e poiché sto trascurando le variazioni di punta, viene fuori che il lavoro che deve effettuare il compressore, il lavoro che deve avere questo sistema, in maniera tale che la temperatura di stagno della sezione 2 sia quella che ho qui calcolato a partire da questa temperatura di stagno, è proprio questo. Quindi posso calcolare LA, che è pari quindi a 1500, che moltiplica 519.5 meno 286.8. Già, quindi mi basta semplicemente scrivere questa relazione che mi porta che mi porta pertanto a calcolare il mio lavoro che devo fornire al sistema, lavoro che viene fuori pari a circa 234 per 10 alla terza joule a chilogrammo, perché ovviamente si tratta sempre di un lavoro specifico, cioè un lavoro per unità di massa. Come ci rendiamo conto immediatamente se facciamo un'analisi dimensionale dell'espressione, perché ovviamente questa si esprime in kilojoule su chilogrammo grado Kelvin, questi sono gradi Kelvin, il risultato ovviamente lo otteniamo in joule oppure kilojoule a chilogrammo, per cui il lavoro del nostro compressore è pari a 234 kJ per ogni chilogrammo d'aria che entra nel nostro motore. Diciamo, ci rendiamo conto quindi di come l'espressione che abbiamo scritto, l'introduzione di queste grandezze di stagno, ci consenta di esprimere quelle che sono le nostre grandezze caratteristiche, quelle che sono le grandezze di nostro interesse. Bene, seconda applicazione, torniamo a questo punto a quello che era il problema che vi ho proposto all'inizio, quello dell'ugello convergente-divergente che abbiamo visto dell'ugello convergente-divergente che vi ho mostrato all'inizio della lezione. Allora, che cosa abbiamo? Rivediamo un attimo quelli che sono i dati del problema. Abbiamo una corrente di CO2, questa corrente di CO2 che ha 200 gradi centigradi, l'ho messo al posto in gradi centigradi così dovete fare la conversione, ha una ed è una pressione di 1400 kPa. Ok? Divertiamoci a usare unità di misura non del sistema internazionale, così poi dobbiamo fare le convenzioni. Allora, vogliamo calcolarci sezione per sezione quelle che sono le caratteristiche del nostro moto, sapendo che le pressioni in sezioni successive sono quelle che sono rappresentate su quest'asse e le ascisse, no? Sappiamo che parto da 1400 kPa, sappiamo che in una sezione a una certa distanza sto a 1000 kPa, nella sezione di gola sto a 767 kPa
nella sezione di uscita sto a 200 kPa. La prossima volta impareremo pure a calcolare questi, okay? Però adesso questi prendeteli come dati del problema. Allora, a questo punto mi pongo il problema di stabilire, quanto valgono le grandezze caratteristiche del mio moto, sezione per sezione. Per risolvere questo problema, posso ricorrere alle grandezze di stagno che abbiamo scritto prima e alle relazioni che esistono fra pressioni e temperature di stagno e anche fra densità e pressioni di stagno che abbiamo scritto prima. Pertanto, applicando le relazioni che abbiamo visto prima, quindi andandoci a calcolare le temperature di stagno e poi le pressioni di stagno e quant'altro, siamo in grado di determinare tutte quelle che sono le nostre grandezze sezione per sezione. L'applicazione ve la lascio per potervi divertire nel fine settimana, così diciamo lunedì partiamo dai risultati di questa applicazione, risultati che per inciso vi ho già mostrato, no? Per comprendere meglio quello che è il funzionamento di un oggetto convergente e divergente e soprattutto per capire che il risultato che vi ho mostrato all'inizio, cioè il risultato in base al quale così si ha la più attenzione, il risultato in base al quale il numero di Mach 1 ce l'ho proprio in questa sezione, proprio la sezione di curva, non è un risultato casuale. Infatti la prossima volta partiremo ricavando quella che si chiama legge delle aree, che è una relazione che legherà le variazioni di pressione, le relazioni di sezione con i numeri di Mach, e che ci permetterà di dimostrare che il numero di Mach 1 lo possiamo attingere solamente quando abbiamo una sezione di curva come quella che abbiamo visto in questo problema. Questo sarà poi alla base della costruzione di un sistema che rudimentalmente abbiamo già visto qua, cioè l'ugello convergente divergente o ugello di Laval, che ha proprio lo scopo fondamentale di accelerare una corrente da condizioni subsoniche fino a condizioni supersoniche. Ma di questo parliamo la prossima volta.